Sì, riprendo le parole di chi mi ha preceduto, ringrazio per la loro presenza il dottor Di Peri Giustetto, ma io in linea generale concordo sul fatto che occorre ridurre al massimo non solo il virus, ma anche le tante fake news che abbiamo dovuto sentire in tutti questi mesi, in tutto questo anno. Penso che sarà fondamentale non solo l'organizzazione delle vaccinazioni. Sappiamo dell'accordo tra i medici di medicina generale e i farmacisti, quindi questa è la grande notizia positiva di questi ultimi giorni, che appunto saranno coinvolti nella campagna di vaccinazione e che dal punto di vista operativo entreranno, appunto, sto parlando dei medici, in azione non appena sarà disponibile il vaccino AstraZeneca. Questa è un'operazione che velocizzerà ancora di più quella, diciamo, definita immunità di gregge, che spero potrà portare il prima possibile a una normalità non solo i cittadini piemontesi, ma tutti i cittadini del territorio nazionale. Ma voglio tornare ancora una volta sul discorso delle fake news. Purtroppo si sente in qualsiasi parte della nostra società, a volte, ahimè, anche persone che fanno politica ad alti livelli, queste fake news, queste dicerie che portano a un'alta diffidenza per quanto riguarda la popolazione del fatto di vaccinarsi. Si sentono bugie di ogni tipo, si sente dire che i vaccini modificano il codice genetico, che l'immunità dura solo poche settimane, che è inutile vaccinarsi perché appunto questi vaccini sono stati preparati troppo in fretta e quindi non sono sicuri. Insomma, potrei andare purtroppo avanti delle ore ad elencare fake news, anche di quelle anche più imbarazzanti e singolari. Una delle ultime che ho sentito in questi giorni, addirittura, che si sentiva dire che nel fare il vaccino sarebbe stato iniettato un microchip. Insomma, si sentono veramente delle storie degne di fumetti, no? Di fumetti per i bambini. Ma tornando con i piedi per terra, appunto, penso che sia fondamentale appuntamenti come questo per poter informare veramente in modo preciso, serio e reale la popolazione che, appunto, fare il vaccino non ha nessuna, diciamo, grande controindicazione rispetto ai vari vaccini che si sono susseguiti nella storia della medicina. Ecco, forse l'unica cosa che mi permetto di dire, da quello che può essere però la situazione, è appunto dopo le vaccinazioni di comunque continuare a indossare la mascherina e tenere le distanze di sicurezza e, diciamo, le varie regole che devono essere rispettate, per il semplice fatto che non c'è ancora, ma poi chi parlerà dopo di me sarà sicuramente più preciso, non c'è ancora la certezza che, oltre che a proteggere sicuramente se stessi, il vaccino impedisca anche la trasmissione del virus alle altre persone. Quindi al 100% ancora in tutto, ma assolutamente massima diffusione del vaccino affinché si possa ritornare al più presto, fra pochi mesi, ad una piena normalità, e me lo auguro soprattutto per le generazioni dei giovani che appunto sono state private di un anno, insomma, della loro vita, di una vita normale. Penso che dai giovani fino agli ultracentenari tutti debbano avere la libertà di poter vivere come prima. Grazie.